E continuiamo a parlare di sanità perché anche il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, scende in campo a difesa del medico proprio di medicina generale Gerardo Torre a rischio sospensione. L'Ordine dei Medici di Salerno lo ha infatti convocato per fine gennaio per chiarire la sua posizione e spiegare il perché di azioni differenti rispetto al piano sanitario di intervento. Il primo cittadino ha voluto raccontare la sua esperienza personale. Non voglio polemizzare con nessuno, il ruolo me lo impone, vorrei solo portare la mia testimonianza da guarito Covid. Ero completamente asintomatico, non avevo perso né il gusto né l'olfatto, vigeva la vigile attesi, la tachipirina. Approfittai dell'amicizia del mio vicino di casa, il dottor Gerardo Torre, che mi visitò le spalle e mi diagnosticò una polmonite che ho curato con 16 flebo. La saturazione cominciava a scendere in modo preoccupante. Dopo essere guarito, mi sono state riscontrate le classiche cicatrici al polmone. Aggiungo che sono state centinaia le richieste da parte di nostri concittadini di soccorso domiciliare, per cui spesso ho approfittato dell'amicizia del dottore Torre per soccorrere. Il sindaco precisa: la mia è una testimonianza senza polemica alcuna e contro nessuno, è una testimonianza per quel che vale. Certamente il dottore Torre è un medico valido al netto di qualche dichiarazione esuberante che spesso è dovuta al momento in cui ti senti disarmato e vorresti fare di più. È capitato anche a me. Se oggi posso scrivere, chiude il sindaco De Prisco, lo devo anche a lui. Grazie a tutti i medici che prestano cure domiciliari. E il Covid ha tanti aspetti, uno di questi riguarda da vicino il mondo dell'istruzione, garantire quella giusta agli studenti anche con la didattica a distanza che porta inevitabilmente a dei sacrifici e che comporta delle rinunce. Il pensiero della professoressa Maria Ventura, dirigente del Terzo Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, che ai nostri microfoni spiega come il corpo docenti stia affrontando questo delicatissimo periodo.